essere rom è qualcosa che non ho scelto io. Quindi mi ritrovo con un titolo, mi ritrovo con un'appartenenza, mi ritrovo dentro a una scatola, no? Quindi sono parole che dicono gli altri in cui vivo io. Non sono mai state immaginate né porte aperte né giardini in questa città, tra il colle e il mare. E Nazifa Bebè lo sa. Penso che essere rom, essere zingaro, come ci chiamano i gaggè, sia veramente dura oggi come in passato. Lo è sempre stato per i rom. Dove nasci, nasci, sei sempre uno zingaro in qualsiasi parte del mondo. Probabilmente uno degli aspetti più conosciuti del mondo rom è la musica. È l'arte universale, l'arte che arriva al cuore prima che alla mente. E i rom hanno sempre influenzato, dal 1400 in poi, quindi dal Rinascimento in poi, i grandi musicisti europei. Sono nato in un bosco, partorito da una zingara. Da quel momento sono colpevole. Ab to mera dil jaage na sota hai, kya karu hai, kuch kuch hota hai. Io faccio parte di questa comunità del Molise, comunque di antico insediamento. Infatti noi siamo i primi Rom che sono venuti qui in Italia. E la mobilità dei Rom sempre è stata coatta, figlia della deportazione o della persecuzione. Quindi attraverso l'India arrivarono in Persia e dalla Persia attraverso l'Armenia. La popolazione romanì, le diverse comunità che facevano parte di questa popolazione eterogenea, arrivò nell'impero bizantino. L'unico mezzo che noi abbiamo è l'istruzione, per poter proprio cambiare il ragionamento che hanno le persone verso di noi, poter cambiare quel pregiudizio. Seminateci bene e aspettate nostri meravigliosi frutti.